Adesso per farci raccontare come è andata la mattinata in procura per l'ex assessore Mauro Febo, c'è in collegamento con noi dalla redazione social Luca Pompei. Buongiorno Luca. Buongiorno Marina, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Beh, c'è stato un interrogatorio fiume questa mattina in procura a Pescara per l'ex assessore regionale, attualmente capogruppo di Forza Italia in Regione Mauro Febbo, nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte tangenti per la realizzazione del polo oncologico di Chieti, in particolare dei rapporti presunti tra appunto l'ex assessore Febbo e l'imprenditore pescarese Vincenzo Marinelli, principale indagato di questa complessa inchiesta. Un interrogatorio chiaramente necessario dopo il ritrovamento a seguito di una perquisizione in una cassetta di sicurezza intestato alla figlia di Mauro Febbo, ma ad uso esclusivo dello stesso Febbo, di qualcosa come 500.000 euro tra titoli e liquidi. Ebbene, questa mattina Mauro Febbo, assistito dal suo legale Massimo Cirulli, è stato ascoltato dal PM Andrea Di Giovanni e ha spiegato per filo e per segno la natura e l'origine di quei soldi. Si è trattato, ecco, tra poco vedremo nella diretta social che vi abbiamo proposto l'avvocato Massimo Cirulli, si tratta di soldi provento dall'attività professionale di Mauro Febbo. Tutto questo tra l'altro documentato con tanto di atti amministrativi, ricevute e fatture. Il rapporto tra Mauro Febbo e Vincenzo Marinelli. Cirulli ha spiegato che il rapporto era sporadico, di conoscenza, tutt'altro che confidenziale, e che ha fatto anche la battuta l'avvocato, l'uniche cose ricevute da Marinelli, qualche cesto natalizio, peraltro nemmeno scartato. Si è voluto soffermare l'avvocato Cirulli anche sulla vicenda del project financing per il polo oncologico a Chieti. A quell'epoca si parlava appunto di un project financing legato al gruppo Maltauro. Febbo si era detto contrario a quell'operazione, non tanto per favorire un gruppo amico di Marinelli, ma perché riteneva quell'operazione antieconomica per la regione. È stata anche chiesta l'archiviazione della posizione di Febbo per quanto riguarda questa inchiesta. Cirulli ha detto ovviamente non ce l'aspettiamo nell'immediato, ci saranno giustamente i tempi tecnici, ma è quanto ci aspettiamo dalla procura, avendo comunque spiegato tutto per bene e nel dettaglio la posizione di Febbo, la sua assoluta estraneità da questa inchiesta, ma soprattutto avendo provato con carte alla mano che quei soldi trovati in una cassetta di sicurezza non sono certamente provento di tangenti. L'inchiesta prosegue, ci sono altri indagati in questa inchiesta che probabilmente saranno sentiti nel prossimo futuro, ma era interessante ascoltare la posizione di Mauro Febbo appunto dopo il ritrovamento di questi soldi nella cassetta di sicurezza. È tutto Marina, ovviamente vi rimando agli aggiornamenti per quanto riguarda il bollettino Covid nel pomeriggio, sempre sul nostro profilo Facebook di Rete 8. A te.